Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi cerchiamo di riportare in auge uno dei vecchi video della YouTube per bene. Non so neanche come definirlo. Se seguite YouTube da anni e anni e anni, saprete bene che questo era uno dei video, penso, più in voga al tempo. E vi ho chiesto l'altro giorno quale video vi sarebbe piaciuto vedere. E in realtà non mi aspettavo così tante persone che mi richiedessero il famosissimo What's on my iPhone? E visto che è letteralmente una vita che non ne faccio uno, ho detto why not? Prendiamo la palla al balzo, vi faccio vedere un po' di nuovi skills, di nuovi trucchetti che ho imparato, cose carine che potete mettere per personalizzare il vostro iPhone all'interno. Sposto leggermente la schermata così qua riesco a mettervi lo screen appunto del telefono. Allora, prima di tutto vi faccio vedere questa cosa che è fighissima, appena poi arriviamo all'applicazione ve la faccio vedere. Questi qua sono i widget che voi potete personalizzare con le foto che più vi piacciono, le vostre, quelle dei, non lo so, chi vi pare a voi. Ovviamente io ci ho messo il mio bias e bias breaker che ritroverete in questo video più di una volta, ma dettagli. Poi qui sopra invece c'è tutta la sezione per la batteria del telefono, le cuffiette che in questo caso prima avevo nelle orecchie, quindi le vedete ancora tipo connesse. Poi prima schermata del telefono, di nuovo i widget, la cosa bella è che li potete posizionare voi come vi pare. Poi vabbè, troviamo fotocamera, foto, Safari, calendario, note, messaggi, cartella navigatore perché sennò io mi perdo pure appena esco di casa. Mappe, Google Maps e Waze, mio prefe della vita, proprio se posso consigliarvi un navigatore, quello. Orologio, il meteo, poi c'è la cartella non utile con le app che non potete eliminare, che sono magari di default del telefono. Queste qua ve le faccio vedere proprio di sfuggita, tanto appunto non mi interessano, non sono utili. Poi app PayPal, PostePay, App Store, impostazioni, Banco Posta, Poste ID, perché ovviamente le poste non possono fare un'unica applicazione, devono tipo impallarti il telefono, quindi ne vedrete un po', mi sa che ce n'è anche un'altra. Poi, seconda pagina, pensavo di aver cambiato questa foto in realtà, facciamolo insieme così vi faccio vedere. Praticamente cliccate sulla foto, vi apre tutte le vostre foto che avete messo, in questo caso la Medium 2, clicchiamo, selezioniamo la foto, choose photo. Come vedete, la mia galleria è molto variegata. Ci vado a mettere questa e poi la potete posizionare. E una volta fatto, back, save, e ve la ritrovate. Molto semplice. Detto ciò, qui cosa abbiamo? La cartella utile, perché giustamente c'è la cartella non utile, ma c'è anche quella utile. Quindi c'è le mail, come vedete rispondo molto spesso alle mail, si accumulano costantemente, non ho capito. Calcolatrice, contatti, FaceTime, Xe, questo qua è praticamente per convertire le valute, sterlina, euro, eccetera, eccetera. Voi potete aggiungere poi, vedete tutte quelle che vi interessano. Questa qui è quella con cui sono trovata meglio finora. Poi traduttore, Dropbox, spazio, che in realtà è un po' che non apro, vediamo un po'. Vabbè, sto messa bene, sto messa bene. Poi libero mail, dov'è? PhotoVault e traduci. Poi Photo & Co. In realtà devo fare una bella scrematura. Questo video è nudo e crudo, cioè letteralmente non ho sistemato nulla prima di girarlo, quindi è come lo tengo. Però mi sono resa conto che effettivamente io non utilizzo tutte queste applicazioni per le foto e quindi adesso vi faccio vedere proprio quelle che utilizzo maggiormente. Alcune ovviamente le tengo perché lavorando con le foto, le cose, non si sa mai che mi possano servire, tipo Typic è l'applicazione per scrivere i testi sulle foto, quindi per aggiungere appunto un testo oppure uno sticker, tipo vi faccio vedere. Se volete aggiungere appunto uno sticker, potete mettere un cuore oppure potete scrivere. Vedete, poi la salvate, eccetera. VSCOcam la usavo tanti anni fa. In realtà, più che altro perché voi potete creare un po' il vostro filtro, salvarlo e poi applicarlo su tutte le foto. Quindi, diciamo, se volete mantenere un feed con gli stessi colori, le stesse impostazioni, quello è utile per quello. Poi, Facetune è stato, penso, l'acquisto tipo migliore della mia vita. Ovviamente perché lavorando con il make-up questa è super super utile. Ad esempio vi faccio vedere, avevo aperto questo progetto che in realtà non mi convince per niente perché stavo facendo delle prove. E vedete, questa è il prima, la foto originale, questo è il dopo. Quindi tipo quando magari ho i capelli un po' piatti li vado a gonfiare, non stravolgo mai nulla. Però ovviamente penso la conosciate praticamente tutti.
tutti, potete fare qualsiasi cosa. Poi Retouch è un'altra delle applicazioni che ho acquistato ed è stata una delle cose più belle della vita. Tipo, vi faccio vedere con quest'altra foto make-up. Se io volessi togliere il piercing, ad esempio, andate su oggetti. E selezionando il piercing ve lo fa rimuovere. Poi ovviamente adesso non sono stata tanto a guardare, quindi è venuta un po' storta, però potete togliere tipo qualsiasi cosa. Guardate che bello, potete anche farvi tipo effetto Voldemort a questo punto, tipo senza naso, oppure una cosa più semplice tipo l'orecchino, vedete, lo togliete e via. Questo è utile anche se fate una foto e c'è tipo tanta gente dietro o c'è qualcosa che non vi piace, la selezionate, la rimuovete. Poi Moldiv in realtà la utilizzo per fare i college a volte, infatti utilizzo sempre questa sezione qui perché ce ne sono tante. Makeup Plus in realtà non la uso, quindi questa è una di quelle che potrei eliminare. InShot invece, svolta della vita, soprattutto per me che monto i mini video o le stories, queste cose così. Infatti, se vedete i miei progetti qua, sono tutte 126 bozze, tutte stories o cose che devo pubblicare su Instagram, lavori, eccetera. Ed è utile anche se dovete, non lo so, montare o fare un video carino per la vostra migliore amica, il vostro fidanzato. È strautile perché potete aggiungere qualsiasi effetto, velocizzare, anche fare il voiceover. Perdonate la marea di notifiche che mi stanno arrivando in questo momento, ma io non vi nascondo niente. Ho le notifiche attive su Twitter, non è cosa buona e giusta, mai. Unfold la utilizzo quando voglio fare le stories con i bordini carini. Infatti potete scegliere, queste qua dovrebbero essere quelle gratuite, e poi vedete la potete creare. FaceUp la uso più che altro per divertirmi, perché ha tipo funzioni come il mix di due persone, tipo vi faccio vedere questa che sono semi struccata, un po' scena, ma vabbè. Appunto, se volete fare un morphing, mettiamo tipo Harry Potter, fa troppo ridere come cosa, cioè questa sarebbe la figlia mia di Daniel Radcliffe. Poi Bitmoji, vabbè, questa qui è quella per creare la personcina di Snapchat, però non lo uso più, quindi boh. Stories non c'è senso. Hypetype non mi ricordo neanche cosa sia. Motion Leap è praticamente quella dove selezionate qualcosa, tipo mi faccio una foto, dietro c'è un ruscello, per far muovere l'acqua del ruscello. Lo potete fare con questa, tipo io lo volevo fare con questa, selezionate l'acqua che volete far muovere e vabbè adesso sto registrando lo schermo quindi ovviamente mi dice non registrare lo schermo, però vedete l'acqua dietro che si muove, ok, tanto era solo per farlo vedere, non c'è bisogno che mi blocchi in questo modo alienino, ok. Poi Facetune 2, mai usato, però mi diceva di scaricarla quindi forse era per quello. Cunicam ci aggiungo l'effetto tipo polvere sulle foto, oppure i fasci di luce, tipo vi faccio vedere in questa. Vedete luce e potete aggiungere queste cose qua. Poi c'è la sezione pulviscolo e aggiungete tutte queste robine. Lightroom è tipo la versione Photoshop per il telefono. Questa è da super pro, veramente. È la versione Facetune 50.0. Gridpost non ho idea di cosa sia, quindi saltiamola. Poi trasporti, queste vabbè, le usavo più che altro quando non avevo la patente. E quindi c'è Moovit, che è quella per gli spostamenti autobus metro per capire quando arrivava, dove andava, eccetera. Vabbè, Uber penso la conosciate tutti. My Angel e My Groupama sono quelle dell'assicurazione della macchina. Citymapper è la cartina con tutte le cose di Londra. Io la adoro letteralmente perché vedete, vi dà la mappa completa, quindi vi fa capire bene tutti gli spostamenti, oppure semplicemente se mettete la destinazione dove dovete andare, vi dice il percorso lui. Poi Around Me la usavo tantissimo un tempo, effettivamente una vita che non la uso. Se state in un determinato posto e vi serve sapere il cinema più vicino a voi, questo qua ve lo trova. Adesso, vabbè, non ve lo faccio vedere perché se no ho capito dove abito e poi faccio la fine di mamma, ho perso l'aereo. App Taxi, non mi è mai servita, però non si sa mai. Bisogna tipo chiamare un taxi, contattare qualcuno, che ne so. Poi, sezione giochi. Non so se vi ricordate i miei vecchi What's on My Phone, quanti applicazioni avevo dei giochi. Ne ho un po', però effettivamente sono molto ridotti e soprattutto non li uso mai, 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 mai. Candy Crush, Subway Surf, Crossy Road, questi i classici, Sky Burger, Pocket Camp, che sarebbe quella di Animal Crossing, Bubble Witch 3, Tenten Block, questa qua è una figata, Tenten Block è figo, Sandbox, quanto mi ci chiudevo con questo. Praticamente è per colorare, vedete, i pixel e a seconda della sezione voi dovete andare a colorare, perdete la vista, però
vi fa passare il tempo, una delle mie preferite. Poi Mario Kart, mai usata. Cooking Fever, Cooking City, proprio così. Hogwarts Mystery, questa è ecco, una di quelle che quando mi ci chiudo ci passo tanto tempo. Eden Hotel, uguale. E Temple Run 2. Poi troviamo Netflix, Disney Plus, Prime Video, Infinity. In realtà un tempo le tenevo tutte in cartelle, adesso le tengo tutte sparse, queste un po' più miste, perché preferisco, onestamente mi trovo meglio. Però dovrei riorganizzarle bene, ripeto, ho fatto questo video proprio così, quindi quelle che troviamo, troviamo nel cammin di nostra vita, però non sono organizzate, cioè, o meglio, queste prime schermate forse. Poi ne ho scaricate altre e non le ho più sistemate. Poi YouTube. YouTube Studio, Sky Go, Mediaset Infinity, Dplay, che sarebbe quello dei canali tipo Real Time, eccetera, eccetera. The Space Cinema, Todo Movies, che è l'applicazione, questa la ripeto da una vita, anche se è un po' che non segno le cose effettivamente. I film che vorrei vedere, e una volta che li avete visti, poi vanno nella categoria visti. Non mi dire. Poi, vabbè, l'applicazione della 3, più inutile che altro, perché tanto non funziona mai a quando vi serve soprattutto. Poi TV Time, questa applicazione penso ormai ce l'abbiate tutti da quando ve l'ho consigliata, anni or sono, ed è quella delle serie TV, e adesso ho aggiunto anche la versione film, quindi in realtà potrei tenere anche solo questa. Tipo, queste sono le serie che dovrei vedere, tipo una volta che le avete visti tutti, appunto, potete selezionare gli episodi. Ieri ho visto anche l'ultima di The Witcher, quindi via. È super carina, molto intuitiva, quindi è molto facile. Poi Super Guida TV per vedere cosa c'è in TV. Gli app, Facebook, i wallet, Messenger, Snapchat, Twitter, TikTok. Non ero una persona da TikTok o da Twitter prima, ma ora sì, è quasi una necessità. Poi Google, We Heart It, Pinterest. Non vi apro Pinterest, no, ve lo apro. Perché tanto quando poi dico no, è il momento in cui mi dite perché non l'hai aperto? Perché? Cioè, non c'è niente da nasconde, anzi, cioè, guardate qua, ti è becca, 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 non c'è via d'uscita. Poi Tumblr, Weightdrop, è l'applicazione migliore con cui mi sia trovata per quanto riguarda il segnare il peso e vi fa poi tutta una sorta di grafico. Poi ovviamente Shazam, perché non si sa mai. Steps è una delle mie applicazioni più utilizzate praticamente perché da quando vado a camminare o semplicemente anche per vedere i passi di giornalieri è molto utile perché vi dice proprio la media dei passi, la distanza che avete fatto, le calorie che avete bruciato. Sì, sta settimana potevo fare meglio, però vabbè. Poi Terremoto, anche qui perché quando sei una persona ansiosa hai bisogno anche dell'app Terremoto. TripAdvisor, Subito, AliExpress, Amazon, eBay. Shop e Airbnb, queste penso non c'è bisogno che ve le spieghi. Poi qui abbiamo un'altra pagina ancora. Ah, qui non c'era nessuna immagine, strano ma vero, qui ce ne sono addirittura tre. Però secondo me qualcuna si è spostata perché io non ne avevo messa tre in una pagina, però. Questo è, in questo caso abbiamo il gruppo, un cookie e un altro JK. Apple Store, IKEA, Ticket One, Genius Scan, che è fighissimo. Se dovete scansionare un documento, un qualsiasi foglio, lo fate, lo potete trasformare in PDF, lo potete mandare tramite mail, tramite WhatsApp, super comodo. Booking, Sign Now per firmare i documenti. Beachmaker per tenere conto del ciclo mestruale. Foreo ovviamente è quella per collegare tutti i dispositivi, come vedete io ne ho un pochino. Questo qui è Google Drive con cui mi passo i file dal telefono al computer e viceversa. Poi Just Eat, McDonald's, Burger King, Glovo Delivery, Urban Eats. Oh, però io mi sbaglio su tutto, ma su applicazioni del cibo ho messo tutte vicine, perché non si sa mai. Hai un attacco di fame improvviso, non sai dove andare, almeno così, pam! Poi Sephora, Asos, Zara, H&M, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Mango, Zalando, Shein. Vabbè, queste sono tutte d'abbigliamento. Groupon, Trenitalia, Expedia, The Fork. È comoda perché a volte alcuni ristoranti fanno degli sconti se prenotate tramite The Fork, quindi è sempre utile averla. On Sale mi dice che non è più compatibile, quindi bellissima, posso eliminare, ok? Audible. Questo qua è per leggere i libri mentre avete le cuffiette. Tipo, vabbè, qui stavo ascoltando Harry Potter e la pietra filosofale. Quindi potete leggere
mentre fate altre cose, mentre pulite casa, mentre non lo so, fate qualsiasi cosa e quindi è molto utile. Questa qui è sempre per la percentuale, ok. Poi altra schermata, nessuna immagine. Troviamo Google Heart, Amazon, Alexa, Camera Connect, vabbè, ci collego la Canon. Feelfit è un'altra applicazione tipo Weight Drop di prima per segnare il peso, eccetera, eccetera. LifeSum invece è per segnare le calorie, lo dovevo fare per un periodo per il nutrizionista. Quindi me l'ero scaricata, però non mi serve più. Stories Edit, anche questa è per appunto mettere i bordini alle vostre stories o per fare, vedete, queste cosine carine. Snapseed l'avevo vista da Paola Turani, pensate, perché diceva che lei ci modificava le sue foto, tipo i colori, la saturazione, queste cose così, però mai usata. Made, non ho idea di cosa sia, ho paura ad aprirla e scopriamolo insieme. Ah, ok, pure questa per. Niente, pure questa per le stories. Poi Zooplus, ufficio postale, ecco l'altra famosa delle poste. N26 è la carta. Mangalib è un'applicazione per leggere i manga. E io ci stavo leggendo quelli di Vampire Knight, che adoro alla follia. Poi sempre Manga Reader è un altro. Forse mi sa che mi trovavo meglio con Mangalib. Poi immobiliare.it, casa.it, quando non lo so, mi prende la malsana idea di pensare di prendere una casa in affitto. Imaging Hatch è per collegare la macchinetta, questa qui piccola. Zoom, questo qua vabbè, per fare le videochiamate. Bird è l'applicazione del monopattino che si usa qui a Roma. Questa qui è l'applicazione dove vado a fare le unghie per segnare appuntamenti. Poi Beauty Bay, YesStyle, che è il sito dove compro le cose coreane. Reface, raga, questa è una figata. In realtà è un po' che non l'apro, quindi probabilmente si dovrà tipo ricaricare. Non me lo fa fare perché sto registrando lo schermo del telefono. Anche qui hanno paura che niente, gli rubi qualcosa. Comunque, praticamente è fighissima anche perché ci sono delle clip tipo, non lo so, film come La Famiglia Addams. Io l'avevo fatto con Mercoledì Addams. Ci ho messo la mia faccia. Però tutto il resto è del film, quindi cambia la vostra faccia. Poi StockX è quello delle scarpe, tutte quelle cose lì. Qui ci sono altri giochi random che non ho capito. Progetto Makeover, che cosa ci devo fare? Non lo so. Episode, bello. Episode è uno di quelli che mi piace. Anche perché io adoro i POV, i point of view, fare tutte quelle cose. KFC Italia, Wattpad, non credo, cioè non vorrei soffermarmici troppo. È stata una fase, non lo è più, ma è successo. Me ne pento? Probabilmente no, però è lì. Vabbè, comunque, chi sa sa, chi non sa. Non è importante. Spoke, quando ero ossessionata con le bambole delle Winx, andavo sempre a controllare lì. È tipo la versione prima di Vinted, però senza tutta la cosa della spedizione, eccetera, eccetera. Movies, ah, questo qui è per tenere conto dei DVD, così non compravo i doppioni, eccetera. Poi Viki, questo qua per chi segue i drama coreani, sicuramente avrete Viki anche voi. È tipo Netflix, appunto, però con tutti questi drama, con queste storie a parte. Poi questa qui è l'applicazione, quella per fare tutte le immaginine, quindi With Smith. Ora partono tutte le mie applicazioni da K-pop stan, quindi V-Live, BTTV, in realtà è tipo una cosa dove ogni tanto mi riguardavo le repliche di amici. Io, vabbè, se abitate in Italia e avete il Green Pass, ecco, questa è la vostra applicazione preferita. Weverse Shop è praticamente dove si compra il merch. Sapete, non so se ci sono solo le cose di BTS, ma probabile. O non so se io ho messo qualcosa in particolare solo dei BTS. Ah no, ci sono anche degli altri gruppi, ok. Vabbè, io in questo caso ho aperto quella di BTS. Poi Sticker Maker, ragazzi, è una cosa, mamma mia, dell'altro mondo. Mi fate un sacco di grasse risate. Praticamente potete creare gli sticker da usare su WhatsApp, ma non me la sento di farveli vedere, onestamente. Poi Weverse, questa qui è altra applicazione dove potete seguire tutti i vari gruppi, dove a volte scrivono, mettono gli annunci, pure gli artisti condividono le foto di quello che mangiano, non lo so, dove si trovano, dove sono, cosa fanno. Poi KakaoTalk, l'avevo scaricato perché mi serviva da collegare ad un'altra applicazione, ma non l'ho mai usata. Papago invece è il traduttore simultaneo più efficace della vita, in questo caso traduco le cose in coreano, oppure è molto utile se volete fare pratica nel parlato, diciamo una cosa molto semplice tipo 안녕하세요,
e ve lo traduce. Vabbè, io adesso ho la traduzione in inglese, però. O anche se state in giro e dovete parlare con qualcuno, magari non parla la vostra stessa lingua, lo fate parlare qui, poi rispondete, insomma, un po' un botta e risposta così. PixArt è super figa come applicazione. Poi Vinted, Telegram, Stokard per tenere tutte le carte, tipo io ci metto quelle del supermercato. Poi LifePick, questa qui è bellissima per creare gli sfondi live. Ora non so se ho qualche video già salvato che vi posso far vedere. Comunque, selezionate il video, scegliete la foto principale, quindi quella che volete che rimanga sullo sfondo, da poi cliccare e far partire. Quindi vedete, lo tenete cliccato, si muove, lo salvate, lo potete fare con qualsiasi video. Non vi ho detto le applicazioni principali, quelle sotto la barra. Ok, ve lo dico adesso. Vabbè, telefono, Instagram, WhatsApp e Apple Music. Appunto, per la musica io ho Apple Music, pago l'abbonamento perché mi trovo bene, vedete, faccio tutti i miei album, playlist, tutte le mie canzoncine, bla bla bla. Però a volte ci sono delle canzoni che su Apple Music non ci sono, quindi mi vedo costretta a scaricare i sound che vi scarica le canzoni, le clip direttamente da YouTube. Quindi nella mia cartellina ci sono tutte queste canzoni, tipo Dang, quando è che me la mettete su Apple Music? Così. E quindi è utile. Poi iPatente per tenere conto dei punti della patente. My Very Sure, vabbè, è quella dell'allarme di casa. Poi Wise è la carta digitale che ho, con cui pago tipo quando sono all'estero. Skyscanner vola gratis, non si sa mai che uno vuole fare un viaggetto, certo, in questo periodo sconsigliato, ma comunque. Ah, ci sono altre foto qui. Ok, poi Letyshops, e l'ho scaricata perché molto spesso acquisto da ASOS, SHEIN, che hanno questa sorta di cashback. Si parla di spiccetti, però sono utili, quindi ce l'ho. Poi Lyft è tipo Uber, però non mi piace, infatti anche in America non l'ho usata. Photosì, dove ho fatto stampare questi poster. La La Lab uguale, l'avevo scaricata entrambe per vedere in quale venisse meglio la cosa. Poi Webtoon, in realtà l'ho scaricata solo per progetto nuovo che hanno i BTS adesso. Vi faccio vedere, è tipo una sorta di, vedete, cosa fumettistica con le nuvolette, i vari suoni. Poi c'è Etsy e Audio Convert per fare le suonerie personalizzate e basta, basta. Vabbè, poi qui c'è la libreria delle app e quindi questo è tutto sostanzialmente. Spero questo video vi sia stato utile in qualche modo, vi abbia fatto scoprire qualche applicazione. Non so per quanto tempo ho parlato, forse anche troppo. 40 minuti, bene, non so poi voi a quanto lo vedrete una volta editato. Detto ciò, se avete qualche app da consigliarmi specifica, scrivetemi qua sotto, ovviamente io leggo come sempre tutto. Prometto che sistemerò il telefono e lo terrò in maniera più ordinata da oggi in poi. Mi sono resa conto che effettivamente ci sono un po' di cose da eliminare. Detto ciò, noi ci vediamo presto in un nuovo video. Io per ora vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!